Ciao a tutti amici e bentornati nel mio Let's Play Pet Clinic Cats and Dogs. Andiamo da Anna e vediamo un po' il nostro paziente. Si tratta di Flip, il pastore tedesco di Jack, che ci dice: tempo fa il mio tesoruccio è saltato giù dalla cima delle scale e da allora non corre più. Oh povero! Allora andiamo subito a vedere, dato che lo abbiamo già coccolato prima off camera, andiamo a vedere che cosa ha questo bellissimo pastore tedesco. È la prima volta che utilizzo questo macchinario della clinica, vediamo un po' insieme come funziona. Allora, vediamo un po', oh, guardate, il cagnolino deve stare sdraiato, bravo bravo, nel macchinario e cercare di capire guardando dov'è la lesione. Ok, qua si vede tutto, guardate. Wow, allora io direi che il suo padrone ci ha raccontato che zoppica. Proviamo a vedere se questo teniamo premuto. No, qui va tutto bene. Allora proviamo questa più in alto, che ne dite? Anche qui va tutto bene. Dove si è fatto male il nostro amico? Vediamo qua sotto. Io direi qui, però non c'è il punto interrogativo. Proviamo qua allora. No, anche qui va tutto bene. La codina va tutto bene. Dove potrà essere la lesione? Sarà qua? Anche qui va tutto bene. Come mai non riesco a trovare dove si è fatto male il nostro amico? Allora, qui abbiamo già fatto e hanno detto di no. No, sì, era lì. Pensavo di averla già fatta. Ok, mi sono sbagliata. Quindi continuiamo. E ancora un'altra terapia. Ah, bene, penso proprio che dobbiamo mettere questa specie di... sarà fasciatura, gesso per il nostro paziente che ha una frattura dell'osso. Qua mi dice che ho mancato il punto giusto. Ok, ce l'ho fatta. Premiamo A. Ok, perfetto. Poi di qui e di là e l'ultimo sinistra e poi destra. Continuiamo. Certo, sì, non è andata proprio bene perché era la mia prima volta e leggiamo un po'. Il povero Flip. La caduta dalle scale ha provocato una frattura alla zampa dell'animale, poverino. E quindi, ovviamente, il consiglio è il numero 3. Dovrebbe evitare di giocare con i suoi amici per un po' e non dovrebbe più saltare dalle scale. Povero. Quindi Jack, devi proprio prenderti cura del tuo amico a quattro zampe perché si è fatto davvero male. Quindi saluto Flip, poverino, sei stato però coraggiosissimo, è stato un piacere curarti e conoscerti e direi che devo ancora fare completare qualche obiettivo prima di salire a livello 26, quindi direi che posso continuare a giocare e poi ovviamente vi farò vedere tutte quante le novità. Ok, ora possiamo andare a vedere la stanza del bagnetto migliorata. Ok, entriamo un po'. È cambiata parecchio. Peccato, mi piaceva la vaschetta a forma di cuoricino, ma diciamo che sicuramente è stata migliorata perché è un po' più grande, chissà. Comunque possiamo andare avanti con il gioco.
Così possiamo vedere ancora, magari evolversi la storia tra Tom e Lisa, dato che quella con Jess è terminata, dato che abbiamo appunto scoperto che, anzi, non è per niente cattiva, ma è brava, e chissà, magari verrà anche lei a lavorare con Palmi alla clinica Cucciolotti? Chissà, lo scopriremo. Bene amici, stavo per chiudere la clinica dopo aver curato tantissimi pazienti, stavo appunto aprendo i regalini quando credo che appunto in clinica sia entrata Jess e c'è Palmi che dice: è un bene che tu sia qui Jess, abbiamo da poco ampliato la clinica ulteriormente. Sì, ho sentito. E ora avremo bisogno di qualcuno che si occupi delle nuove aree. Ti piacerebbe farlo? Davvero? Ne sarei entusiasta! Hai detto di non essere troppo soddisfatta alla Vette SPA. Dopo l'ampliamento ci ho riflettuto parecchio. Abbiamo comunque bisogno di altro personale e così ho pensato di chiedere a te. Sì, grazie davvero! Ok amici, siamo saliti di livello, siamo a livello clinica 29 e come un po' avevo anticipato e come mi immaginavo, Palmi ha chiesto a Jess di lavorare per la clinica Cucciolotti. Direi che è un bel finale, un finale a lieto fine direi. Quindi continuo. Apro l'ultimo regalo e dopo con voi, dopo, ecco qua, possiamo migliorare le nuove stanze. Allora facciamo dopo la chiusura, andiamo a vedere le nuove stanze che si possono migliorare. Vediamo un po', andiamo a sbirciare se è questa qui. Esatto, la sala radiologica, quindi direi di iniziare i lavori, chiudere la clinica e andare a vedere le novità del livello 29. Bene, inizia una nuova giornata in clinica ed ecco la sala rinnovata, vediamo un po'. Ok, eh sì, sempre più grande. Guardate, questa qui è un macchinario per fare la TAC, molto grande. E in effetti se c'è bisogno di più personale, dato che Jess non è così cattiva, direi che la veterinaria Palmi, cioè io, ha avuto una bella idea. Qui le piante hanno bisogno di bere, quindi direi di dargli l'acqua, dare un occhio. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo raccogliere monete, ovviamente curare 9 pazienti e migliorare ancora la sala del personale, così vedremo che cosa succede oltre il livello 29. Quindi inizio a dare l'acqua alle piante e poi vi faccio vedere le novità. Bene amici, abbiamo quasi raccolto tutti i soldi per migliorare la sala del personale. Quindi curiamo insieme questi ultimi due pazienti e poi vediamo un pochino appunto che cosa succede superando il livello 29. Allora, vediamo un po' cosa questo tenero gattino. Oh poverino, delle schegge. Curiamolo subito. Iniziamo la terapia. Ah, poverino, chissà che dolore. Prendiamo le pinzette e le togliamo subito. Tolta la prima. La seconda. E la terza. Ed ora procediamo con la cura, con il disinfettante.
la pomata miracolosa. E una. E due. E tre. Perfetto. I cerottini. Ed eccolo come nuovo il nostro paziente Ray di Jade. Esatto, l'animale aveva alcune schegge nella zampa posteriore destra e quindi il numero 2. Le schegge sono state rimosse dalla zampa posteriore destra. Ora dovrebbe riuscire a camminare senza problemi. Bravo Ray, sei stato super coraggioso. Ciao! Ok, quindi possiamo dimetterlo e salutarlo. Ciao Ray! Torna a trovarci nella clinica dei cucciolotti di Palmi. Ed eccoci all'ultimo paziente, Piper. Il mio pasticcino starnutisce di continuo. Quindi dobbiamo aiutarlo, è un siamese ed è di Jimmy. Ok, iniziamo subito a fare conoscenza. Molto, molto carino Piper. O magari è una femminuccia Piper. Ok. E poi iniziamo la cura. Sali pure. Iniziamo la terapia. Beh, sicuramente sarà... dove c'è il nasino? Proviamo un po'. No, proviamo a girarlo un po', vediamo se riusciamo a prendere. Vediamo così. No, non ancora, quindi un po' più su. Ok. Possiamo. Oh, mamma mia, poverino. Ho visto proprio colare il nasino, è la prima volta che vedo questa animazione nel gioco. Quindi ha bisogno del bagnetto e facciamo il bagnetto nella nuova sala migliorata del bagno. Molto molto carino questa vasca. Sì, l'altra era più carina a cuoricino, ma questa mi sa che è più comoda per lavorare. È più grande, c'è anche il tappetino verde dietro, così non si scivola. Ok, il sapone adesso c'è, quindi non c'è più la spugnetta insaponata, ma c'è la saponetta direttamente, bella verde, quindi laviamo bene con la saponetta il gattino. Ok. Poi di nuovo dobbiamo risciacquare. Eccoci qua. Sciacquiamo tutto. Ok. Sciacquiamo bene bene Piper. E l'asciughiamo bene perché già ha il nasino che cola. Dobbiamo anche asciugarla bene. Ancora peggiora il suo raffreddore. Chissà. Adesso vediamo un po' come andrà dopo il bagnetto. Asciughiamo, asciughiamo ed eccola pronta Piper. Perfetto. E iniziamo la terapia. Disinfettiamo la zona dell'iniezione. E ci prepariamo a fare la punturina. Ok, in arrivo la punturina per Piper. Bravissima, sei stata coraggiosa. E brava amicetta. E adesso il cerottino. Perfetto. Bene, 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 Piper. Ti meriti davvero tante coccole perché sei stata super coraggiosa. Allora,
Piper, l'animale aveva muco su tutto il naso. Ora, dopo un bel bagno caldo, sarà meglio. E qua, diciamo, il consiglio numero uno. Se il naso dovesse colare nuovamente, basterà pulirlo con un fazzoletto. Ok. Possiamo dimettere Piper, ciao! Sei stata bravissima e coraggiosa. E guarda adesso, sei molto più carina senza quel naso che cola. Ok, finalmente quindi diamo un occhio. Possiamo migliorare la sala del personale e salire di livello. Andiamo subito a farlo. Apriamo ancora i regali. Vediamo se c'è qualche nuova decorazione. Oh, bellissima questa! E andiamo a migliorare la stanza del personale. Eccoci qua. Miglioriamo. E c'è anche Jess, che è diventata una nostra collega e ci dice: finalmente è ora di chiudere. Oggi è stata una giornata abbastanza sfiancante. Davvero? Come mai? Dovevo fare un piccolo intervento su un cane, ma si è rivelato più difficile del previsto. In chirurgia, alla Vet SPA, avevamo parecchi strumenti che ci sarebbero potuti tornare utili. Hanno reso più semplici parecchie procedure. È un'ottima idea se vogliamo ampliare ulteriormente il reparto di chirurgia. A quel punto potremmo anche comprare questi strumenti. Sarebbe fantastico! E siamo a livello clinica 30. Avete notato che Jess, adesso che lavora qui alla clinica Cucciolotti con Palmi, Anna, Lisa e nonno Henry, ha un viso molto più rilassato e felice? E tra l'altro ci ha dato anche un consiglio di migliorare la sala operatoria. E adesso sentiamo un po' cosa ci dice Anna. Buongiorno, devi essere Tom, giusto? Sei già stato qui qualche volta? Sì, sono stato qui con il mio cane. Non si sentiva molto bene. Ricordo, fu durante il primo giorno di lavoro di Lisa. Oggi non c'è molto da fare. Puoi dare una mano a Lisa nella sala delle terapie. Anna, c'è un errore in questo file. Sono felice che tu sia qui, Lisa. Oggi è il primo giorno di Tom. Potresti fargli fare un giro della clinica? È già stato qui qualche giorno fa. Ti ricordi di Taz? Ah, giusto, Tom. Sì, certo, li farò da guida. Potresti occuparti tu di questa scheda, allora? E così il tuo nome è Lisa? Sì. Qui ci sono i tuoi abiti da lavoro. Puoi cambiarti nella sala del personale. Oh, avete degli abiti da lavoro? Allora avrei potuto evitare di comprare dei vestiti nuovi. Volevo fare bella impressione per il mio primo giorno. Almeno non c'è da mettere un cappello. Così eviterò di spettinarmi. Ma... bella la tua maglietta. La mia maglietta da lavoro? È la stessa maglietta che hai anche tu. Inoltre... oh, giusto! Ma la sua tonalità fa risaltare il colore dei tuoi occhi. Mi piacciono molto anche le tue scarpe da ginnastica. Proprio l'altro giorno stavo pensando di comprarmene un paio uguale. Ma non si abbinano molto al resto dei miei vestiti. Ok. Ah, inoltre... dottore, credo di aver appena sentito il primo paziente. Beh, devo andare a preparare la sala delle terapie ora. Ok, molto buffa questa situazione tra Tom e Lisa, quindi evidentemente Tom è proprio innamorato di Lisa. E Lisa non lo so se lo contraccambia, voi che dite amici, così non mi sembra proprio, ma chissà, le cose magari cambiano come all'inizio
Jess mi sembrava un po' cattivella, anzi parecchio cattivella, invece si è rivelata molto gentile e brava. Magari anche Lisa si innamorerà di Tom. Vedremo. Ora andiamo a sbirciare la nuova sala del personale e andiamo subito a vedere, vediamo cosa è cambiato. Ok, c'è un frigorifero, ci sono delle tazze, ce n'è per tutti, guardate, ce n'è una per Palmi, una per Jess, una per Anna, una per Lisa, una per Tom e una per Henry. Ok, qui sembra che è rimasto tutto più o meno uguale, il tappeto è un po' più grande. E ok, per ora niente di che, vediamo se possiamo aggiungere dell'arredamento. Beh sì, possiamo cambiare pianta. No, ci stava meglio quella grande però in effetti, quindi... Oppure proviamo questa qui. Vediamo un po'. Vediamo questa se ci... Sì, questa si sta bene. Il quadro possiamo cambiare. Vediamo un po', molto carino questo qui. Vediamo quale potremmo mettere. Ma proviamo questo. Oppure questo qui si abbina con l'arredamento. E poi qua possiamo mettere delle cose diverse. Io direi, dato che la zona dove il personale si riposa, fa merenda, una scatola di cioccolatini nuova. E per essere un po' più allegri, una bella cornicetta di questi cane gatto, che dite? Ma sì, carino. Ok, e poi adesso guardiamo il nuovo obiettivo. Dobbiamo ancora prendere stelle, poi guadagnare decorazioni, aprire regali, annaffiare le piante, quindi direi di continuare e poi vi farò vedere le ultime novità e se riuscirò appunto a migliorare la sala operatoria come ci ha consigliato Jess, e devo raccogliere 7500 soldini. Ok, mi impegno e lo faccio. E ora apriamo la clinica. Ok amici, siamo appena saliti a livello 31 e c'è Tom che ha qualcosa da dire. Lisa, direi che è ora di chiudere, vai a casa anche tu? Oh no, ho ancora da lavare i piatti. Oh, ok. Sembri proprio piacere a quel Tom. Mi chiede spesso di te. Dici, a dire la verità, la cosa mi infastidisce un po'. E perché mai? È carino, no? Beh, è anche un po' superficiale. Durante il suo primo giorno non ha fatto altro che parlare dei suoi capelli e dei vestiti e non mi lascia quasi mai finire le frasi. Forse dovresti dirglielo se la cosa ti infastidisce. Forse o magari continuerò a evitarlo. Ok, quindi abbiamo anche indovinato che Alisa, diciamo, non è che va tanto a genio il povero Tom, che a quanto pare non le fa neanche finire le frasi. Però guardate cos'è uscito, sarà il destino, una scatola di cioccolatini a forma di cuore. Parlavamo di Tom e Lisa, magari chissà un giorno, che dite amici? Forse Tom è così solo perché è molto agitato quando vede Lisa, chissà. Ok, quindi io direi che per questo episodio siamo giunti alla fine. Farei ancora un paziente, quindi iniziamo a coccolarlo. Oh mamma mia, guardate dietro, c'è un sacco di lavoro da fare alla clinica. Infatti ecco, il nonno inizia a pulire, è tutto sporco, manca il cibo, manca acqua, perché adesso la clinica è davvero grande, ci sono tantissimi pazienti e noi abbiamo sempre un sacco di cose da fare. E ora vediamo un po' la nuova cura.
leggiamo un po'. Macchia, la mia povera stella è un po' confusa ultimamente, ma non mi sembra sia successo nulla. Abbiamo bisogno di una mano, va persino a sbattere contro gli oggetti. È il bulldog francese di Harp, quindi iniziamo la visita. Sali pure, piccolino, e attento a non sbattere. E vediamo un po'. Ok, quindi dobbiamo accarezzare il paziente fino al termine della radiografia. Ok, quindi si vede il suo cervellino. Ok, vediamo un po' che cos'ha. Continuiamo e usiamo la terapia. Quindi ha bisogno di un po' di medicine. Allora, iniziamo con le erbe, poi con altre erbe e infine le vitamine. Ok, mescoliamo bene il tutto, anzi tritiamo prima e poi si mescola. Perfetto, ora ci aggiungiamo un bel po' di pappa gustosa. Mescolando bene. Ed ora possiamo darla al nostro piccolo paziente, sperando che gli passi questo stato di confusione. Allora, leggiamo un po' la diagnosi. Si tratta di una leggera commozione cerebrale, poverino. E ecco qua. Il numero 3 è il consiglio adatto, è necessario un bel po' di riposo e bisogna evitare che si agiti troppo. Perfetto amici, quindi salutiamo Harp. Ah no, scusa, sì, salutiamo Harp, ma il cagnolino è Macchia, quindi dobbiamo salutare Macchia. Sperando che guarisca presto, ciao piccolino, cerca di rimetterti in tutte le tue forze. Io direi che faccio ancora un ultimo paziente che è Duke, in modo che posso continuare ad andare avanti coi livelli. Nel frattempo, mentre lo coccolo, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio e se non l'avete fatto ancora amici, iscrivetevi al nuovo canale dedicato interamente ai videogiochi di Palmi e Mino. Ciao amici, ci vediamo nel prossimo episodio!